Un quinto parco in Abruzzo a tutela del mare, un ente dedicato alla tutela del patrimonio marino regionale che riunisce riserve, aree protette e parco della costa teatina in un unico soggetto istituzionale. È l'idea rilanciata a Pescara in regione dall'assessore ai parchi Donato Di Matteo nel corso della conferenza stampa indetta per presentare la certificazione ottenuta dall'area marina protetta Torre del Cerrano, prima in Europa ad aver conseguito la carta europea del turismo sostenibile. Mettendo insieme questa grande offerta noi realizziamo in scala più grande un'offerta turistica che si può legare a finanziamenti europei importanti e si può legare anche a un'appetibilità per il turista che viene da fuori Italia, che vuole abbinare le zone della montagna con le zone della costa. Un riconoscimento prestigioso che fa il paio con quello del Ministero dell'Ambiente, che l'ha premiata per efficienza gestionale, collocandola al secondo posto assoluto nella classifica delle 32 aree protette. Il Parco del Cerrano, che era rappresentato dal presidente Benigno D'Orazio, possiede ora tutte le carte in regola per essere considerato a livello europeo come modello di parco sostenibile ed efficiente che tutela, promuove e valorizza il territorio, coinvolgendo tutti gli attori presenti in esso. Ma questa è una certificazione di un attestato legato al Parco del Cerrano, il Parco Marino, che sulla sostenibilità del turismo, che ci pone al centro dell'interesse europeo ed è il primo parco marino in Italia che prende un attestato di questo tipo. Perché è importante questo evento? È importante tant'è che poi andremo il 10 e l'11 di dicembre a Bruxelles, con un'iniziativa allargata a esponenti del Parlamento europeo, ai parchi europei. È importante perché ci mette nelle condizioni di poter costruire, così come stiamo facendo, dei partenariati che possano attingere a finanziamenti diretti europei. L'area marina protetta del Cerrano rappresenta infatti la testimonianza lampante di come, al di là delle risorse a disposizione, che pure sono importanti, si possono ottenere risultati di rilievo se organizzazione e competenza sono sostenute anche da un'adeguata regolamentazione normativa e da un attento sviluppo progettuale. Naturali. Anche quelli così.